Con una lima di grit 100-180 prepariamo la lamina naturale al trattamento. Non è necessario andare in profondità, ma rendere tutta la superficie ricettiva. Nessuna parte deve rimanere impermeabile. Con uno spingi cuticole liberiamo la maggior parte di lamina naturale possibile. Con la punta per fresa cono tronco diamantata o con una punta in pietra pomice spingiamo indietro le cuticole scollandole dalla lamina naturale e creando quello che viene chiamato muretto cuticolare. È importante non esercitare pressione verso il basso, ma spingere in avanti per non danneggiare la lamina naturale. Con punta gemma solleviamo la cuticola dalla lamina naturale per iniziare a creare il canale cuticolare. Per questa operazione utilizzeremo entrambi i sensi di marcia della fresa. Partiremo prima dal centro della cuticola per spostarci verso il laterale sinistro e poi dal centro della cuticola ci sposteremo verso il laterale destro, sempre senza imprimere pressione verso il basso. Con la punta conica diamantata ultimiamo l'operazione di apertura del canale cuticolare. Anche in questo caso utilizzeremo entrambe le direzioni della fresa e andremo prima dal centro verso destra e poi, invertendo la direzione della fresa, dal centro verso sinistra. Successivamente ci occuperemo di rimuovere con un taglio continuo la cuticola sollevata e in eccesso, senza danneggiare la zona dell'eponicchio, creando lesioni. Un taglio il più possibile continuo della cuticola evita frastagliature favorendo un risultato ottimale. Dopo aver rimosso i residui di polvere della limatura, procediamo con l'applicazione di kit massima aderenza semipermanente. Quindi prima stenderemo prep, poi bonder, che sono entrambi mediatori d'adesione senza acidi che asciugano in 30 secondi all'aria e potenziano l'adesione del trattamento nel tempo. Successivamente applichiamo base rubber. Prima in uno strato sottile che copra perfettamente tutta la superficie, prestando attenzione a non toccare la cuticola e coprendo bene laterali e margine libero. Senza polimerizzare, aggiungeremo una quantità più sostenuta di prodotto sulla zona della dorsale. Grazie alla sua caratteristica autolivellante, il prodotto si posizionerà su tutta la superficie, eliminando discromie e avvallamenti. Dopo aver polimerizzato 30 secondi in lampada UV LED, applichiamo la prima stesura di colore semipermanente. In questa fase non è importante prestare attenzione ad ottenere una copertura cromatica omogenea, è fondamentale invece assicurarsi di coprire correttamente tutta la superficie, prestando particolare attenzione a laterali e margine libero. Con un pennello a punta fine è possibile applicare il prodotto sotto cuticola, prestando attenzione a non toccarla. Questo permette di prolungare il periodo precedente alla ricomparsa della nuova lamina naturale ricresciuta. Dopo aver polimerizzato in lampada UV LED per 30 secondi, procederemo con la seconda stesura di colore semipermanente. Durante questo passaggio otterremo una copertura omogenea senza discromie. Dopo aver rimosso lo strato di dispersione del colore, sigilliamo il trattamento con top coat. Questo passaggio è consigliato per garantire lucentezza nel tempo, quando si utilizzano sigillanti senza dispersione, come in questo caso.
è importante prestare attenzione alla sigillatura corretta di margine libero e laterali.